ogni libro che ho fatto più o meno è un lavoro di sofferenza da quel punto di vista. E ormai ho un po' imparato questa necessità di fare dei compromessi con la storia. Chiaramente oltre al libro, questo fumetto non è un semplice adattamento a fumetti del libro Storia del nostro segreto, visto che la sigla è molto di più, perché ho visto le interviste a Claude Lanzmann, ho letto il libro di Yannick Canel che è un po' riassunto di tutto, ho letto varie pagine che si trovano sul web, articoli di giornale che parlano di Jankarski, quindi andiamo anche oltre le 530 pagine della aggiornatissima edizione italiana del libro. Mi sono semplicemente posto due obiettivi. Intanto che fossi quantomeno rispettoso della storia, tendendo non alla verità ma alla verosimiglianza. Perché questo non è un lavoro giornalistico in senso stretto, poi possiamo anche discutere per ore su quanto anche una fotografia che può apparire veritiera, anche solo per come decido l'inquadratura della luce, non rappresenta più la verità fotografica. Ma... E poi il secondo obiettivo che mi sono imposto è che il fumetto ha dei suoi codici, ha un suo linguaggio particolare e che soprattutto un fumetto come questo poteva finire nelle mani di un ragazzo che è abituato ad altri tipi di narrazione più pop. Quindi abbiamo dovuto inserire, ad esempio, una sorta di interesse amoroso, un personaggio femminile che rappresenta tutte le donne, le staffette, ad esempio, della resistenza incontrata di Jankarski. Abbiamo inserito una sorta di nemesi, questo Fischer, che era il governatore del distretto di Varsavia, e una serie di canoni che sono quelli tipici del fumetto avventura. Però questo fumetto si tiene a metà tra l'avventura e la storia. E adesso la vera storia di Jankarski sembrerebbe un'avventura.